Alberello di Natale all'ultimo minuto. Ecco cosa occorre: un cono di polistirolo. Non è necessario, potete farlo anche con il cartoncino e della dimensione che volete. Uno spumone, io ce l'ho dorato, ma esistono di tutti i colori che volete. Delle palline piccole, io le ho scelte rosse, ma voi quelle che preferite. Un qualcosa che funga da puntale, io qui un bel cristallo di neve tutto glitterato. E poi, perché il mio deve essere comunque un albero super lusso pur nella sua piccolezza, ho preso anche un filo di luci calde, di queste qui a batterie, pistola per colla a caldo e relativa stecca, e un taglia balza. Cominciamo subito. Come prima cosa creiamo un vano che possa contenere il serbatoio delle batterie. E allora, qui in fondo al cono tagliamo una porzione di polistirolo rettangolare. Adesso raccogliamo tutto il polistirolo. A questo punto srotolo il filo, ok, fisso con un punto di colla a caldo l'uscita, in modo da non averla sempre tra i piedi. E adesso piano piano comincio ad arrotolare, fissando quella le mie lucine. Ok, arrotolato il filo, per i minimalisti potremmo anche fermarci qui, e aggiungo adesso il mio spumotto, qua come si chiama, il mio festone, ecco il mio festone dorato. E allora parto mettendo un punto di colla a caldo qui in basso e appiccico senza ustionarmi possibilmente lo spumone, e poi andando avanti appiccico lungo il corpo dell'alberello di polistirolo il festone, mettendolo abbastanza fitto nei giri, non troppo largo, in modo da coprire tutto il bianco. Quando andate a coprire con le spirali il corpo dell'alberello, state attenti a tirare fuori le lucine in modo che possano essere viste una volta che il nostro albero sarà tutto ricoperto. Adesso prendo un piccolo spumone rosso e, partendo dall'apice, lo attacco e comincio ad avvolgerlo a spirale, lasciando delle sezioni sempre uguali. Quindi uno, due, e completo il giro. Ok, a questo punto è il momento di addobbare con le palline.
Scelgo se mettere palline sia opache che lucide o solo lucide, insomma. Fate come preferite. Una volta riempito tutto l'alberello, è giunto il momento di apporre anche il puntale, che metteremo così. Quindi colla e che la magia del Natale abbia inizio. Ultima rifinitura che voglio dare, siccome qui è bucato il mio puntale e io sono un po' psicopatica, allora metterò anche tutti degli strassetti rossi sulle punte. Voilà, il nostro albero di Natale è bello e finito. Adesso lo poggio perché così non si capisce nulla. Faccio qualche bella foto e ve la posto qui di seguito. Voi create il vostro albero di Natale last minute. Vi lascio le foto e buona preparazione a Natale. Ciao!